Walter Verdecchia, Sanremo On, partner di questa iniziativa, di questo evento molto importante per la città di Sanremo e non solo, anche per il Piemonte. Quali sono le ricadute per il commercio locale? Ma tanto noi come Sanremo On siamo quelli che l'abbiamo portata qua questa manifestazione, perché io che sono motociclista l'avevo già fatto in altri tempi, avevo capito che qua a Sanremo ci poteva stare perché portava tante persone, tutte qualificate, e quindi è stato bellissimo poter vedere che questa manifestazione dal Piemonte è stata, da Garesso in realtà, è stata trasportata qui a Sanremo. Noi come Sanremo, come rete d'impresa, collaboriamo con chi le organizza, perché ovviamente non è il nostro compito organizzare cose così complicate, però diamo sicuramente un supporto agli organizzatori, che è quello di gestire tutta la parte amministrativa, la parte comunque pratica nella città, gli leviamo dei grattacapi, quindi sveltiamo le cose, e gli organizzatori sono molto contenti di questo. Per quello che riguarda invece il commercio, il commercio e tutta la parte alberghiera e ristorazione, e come facciamo a non essere contenti? Qui ci sono 350 iscritti e ci sono 500 persone tra una cosa e l'altra, tra addetti ai lavori e tutto quello che è, insomma sono venuti accompagnatori. 500 persone a Sanremo in periodo Covid, comunque a riempire alberghi, a riempire ristoranti e comunque avere anche un bel passeggio nella via centrale, ci porta a essere molto contenti, quindi siamo molto soddisfatti che questa manifestazione cresca anche in periodi difficili.